Thomas Moore, pensatore rinascimentale, che è un pensatore neoplatonico, che usa la politica, come aveva fatto Platone nei 10 libri della Repubblica, come tendenza alla quale aspirare, più che un progetto concreto. Thomas Moore è un uomo in carriera, ha avuto moltissimi incarichi dalla corona inglese, e però rimane colpito dal livello di povertà, di pauperismo che esiste nelle campagne. E quindi dice: com'è che potremmo creare una politica che sia la politica perfetta? Poi la politica perfetta non si può applicare, però ci possiamo tendere. E scrive un libro che è chiaro, il suo disegno, il manifesto, Utopia, no? Quindi un libro che non potrà realizzarsi. Lui si immagina quest'isola di utopia, e in quest'isola di utopia tutto funziona al meglio a livello politico, perché vengono tolti i grandi mali. Il male che corrompe l'umanità è la proprietà privata, perché la proprietà privata ci spinge all'egoismo, e l'egoismo non è mai politica, perché ognuno pensa a sé. La politica è quando io penso alla comunità. Per pensare alla comunità io non devo avere interessi privati. L'abolizione totale della proprietà privata e la variabilità del lavoro. Una volta che si è finito il ciclo di istruzione, si va a lavorare, ma il lavoro che fai non è per tutta la vita. Non ti devi specializzare, sapere una cosa sola, perché ti manca intanto lo stimolo e ti manca l'apertura, perché quando devi applicarti a una cosa nuova ci devi mettere una grande energia. Quindi ogni 2-3 anni eccetera uno cambia lavoro, e poi magari arriva a capire che il lavoro con cui ha un'inclinazione, anche la comunità capisce che questa persona è molto brava a fare quel tipo di cosa, dopo aver fatto tante esperienze magari permanentemente rimane in quella finché c'è l'energia giusta, altrimenti poi varia. La politica è guidata dagli anziani, questa è una grande spinta, perché così l'anziano non è più un problema ma è una risorsa, perché gli anziani non hanno quella voglia di aggredire l'esistenza, hanno una capacità di riflessione, una lucidità maggiore e possono tenere maggiori equilibri e non hanno aspirazioni alla vanagloria. Ci deve essere un dibattito su tutto, su tutte le questioni ci deve essere libertà d'opinione, libertà d'espressione, ma non possono essere diffuse teorie che, non confermate dalla dimensione scientifica, provocherebbero soltanto dolore e sofferenza. Quindi se un'ipotesi che io ho, secondo me il mondo funziona così, è un'idea ottimistica, anche se non l'ho dimostrato, ma posso diffondere come opinione, cioè, quindi non è una certezza, non è una dimostrazione e va bene, ma diffondere opinioni che potrebbero provocare soltanto malessere e pessimismo è un errore. Quindi la teoria della mortalità dell'anima, non essendo dimostrabile in nessun modo, non va diffusa, perché creerebbe soltanto sconcerto.